mentre il marxismo, comunismo, socialismo, chiamateli come volete, Marx, predicavano la lotta di classe, la rivoluzione violenta per conquistare il potere e portare la giustizia sociale, il cristianesimo no. Sociale con l'educazione dell'uomo e della donna, con l'educazione dell'uomo e della donna, si ripete, educazione civile, alfabetizzazione, matematica, eccetera, ma educazione al Vangelo. Ecco i sentimenti cristiani che sono la solidarietà, l'uguaglianza, come dire, la non violenza. Molti pensano che la non violenza, ma la violenza, lui stesso diceva, la violenza mi viene dalle beatitudini del Vangelo. Nella tradizione indiana non c'era la non violenza, però Gandhi, che è stato un grande profeta dell'induismo moderno, aveva assunto dal Vangelo parecchi principi, per esempio la non violenza, per esempio il perdono delle offese, per esempio la dignità di tutti gli uomini, di tutte le donne, insomma, molti principi che poi sono diventati abbastanza diffusi in India. Ma lui stesso diceva nelle sue discorsi che la non violenza viene dalle beatitudini. E questo pone in crisi l'induismo. Specialmente quattro stati, Punjab, Gujarat, Rajasthan e Maharashtra. E il governo come vi vede? Il governo vede bene, il governo centrale, ma i governi locali no, alcuni governi locali. Per esempio noi siamo soprattutto in Andhra Pradesh, c'è sempre stato un governo laico del Hindu, si capisce, ma del Congress Party, il partito del congresso, cioè mai dato delle cose, anzi, se noi parliamo delle opere sociali, il governo ci aiuta